Click! Ben ritrovati, miei cari avventori dell'Ujona Bar Calcio. Video quest'oggi su Giampiero Gasperini, perché ieri sera è stato ospite, no, Lida Sky dal Caressa e ha intrattenuto tutti quanti, ok, a cominciare da chi eri presente in studio, per continuare con il sottoscritto che è rimasto a bocca spalancata con due orecchie da Dumbo. Ok, ho preso una pletora di appunti perché veramente ho ascoltato più di un'ora Giampiero Gasperini parlare unicamente e solamente, senza mai fare digressioni di altro tipo, di calcio a 360 gradi, e in un'ora, poco più, ne ha dette veramente tantissime. Ho una pagina e mezza piena di nozioni che adesso voglio trasferire a voi, qualora, miei cari avventori, vi dovesse essere persi queste chicche. Veramente, che allenatore! Diciamo che ascoltare Giampiero Gasperini fa capire come mai l'Atalanta in questi anni ha raggiunto quell'apice dove sappiamo appunto stare. Non è un caso, è grande merito, come sempre gli ho riconosciuto e gli riconoscerò sempre, ok? Va a Giampiero Gasperini, che sta facendo all'Atalanta un miracolo, secondo me, va detto. Ok, prima di iniziare però a raccontarvi che cosa ha detto Giampiero Gasperini, a raccomando, miei cari avventori, attivate il campanaccio, iscrivetevi, condividete e lasciate sempre il mi piacino ai video dell'Ujona Bar Calcio. Condividi questo video con tutti gli amici calciofili che conosci, è importante. Allora, si parla veramente di tutto. Ora vado a seconda di quello che ho adesso preso qui come appunti. Chiedono a Giampiero Gasperini anzitutto come vengono selezionati i giocatori, quali sono secondo lui le caratteristiche che un giocatore deve possedere per poter giocare all'Atalanta. E lui dice che sicuramente da un punto di vista tecnico deve avere almeno un grosso talento, quindi deve primeggiare in una specialità, questo è essenziale, ma che ovviamente questo non basta, perché ha ricordato una cosa che tra l'altro io ricordo sempre e la uso come espressione, come l'ha usata Giampiero Gasperini, che dice: però badate bene, un fattore importante che molte volte viene sottovalutato e che invece non va mai sottovalutato è ricordarsi che il calciatore, prima di essere calciatore, è un uomo, ok? E quindi un fattore importante è la centralina del calciatore. Se il calciatore non ha la centralina, anche se è forte tecnicamente, è un calciatore che potrebbe non andare. La centralina è fondamentale, ok? E qui, senza ovviamente, lui non ha fatto nomi, potrebbe spiegare perché negli anni, nonostante abbia provato in prima squadra giocatori che sicuramente avevano dei talenti e sicuramente primeggiavano in una caratteristica, forse si spiega come mai, dopo averli provati, alcuni sono stati venduti. Ora, fatemi passare l'esempio di Musa Barro, ma questa è una cosa che dico io, non l'ha detta Giampiero Gasperini, che però è un qualcosa che mi trascino da sempre. Mi trascino da sempre perché è un calciatore che conosco, un calciatore che fa della discontinuità la sua peculiarità, e secondo me è un calciatore tra quelli che, se Gasperini potesse parlare, direbbe appunto che Musa Barro aveva e ha dei grossi talenti, ma che non ha la centralina ad accompagnare. Poi si parla di moduli e qui, diciamo, dice una cosa che è, secondo me, da sottolineare, perché gli chiedono appunto lui come prepara le partite, ok? Se da un punto di vista appunto di schemi tattici, come le analizza, che cosa fa, e lui dice che ormai lui guarda solamente i moduli, ok, con i quali le squadre avversarie si schierano, ok, e si gioca appunto contro un modulo. Il modulo, quindi, non l'ha detta la parola, ma lo dico io, visto che lui dice, parlando proprio di moduli, i moduli sono fondamentali nel gioco del calcio, e lo fa capire, ok, lui parla proprio di moduli, i moduli sono tutto. E allora gli chiedono, ovviamente, ripetita Juvent, per chi non lo dovesse sapere, come ha fatto a fare di questa Atalanta l'Atalanta che oggi, ok? Lui dice: ma io non ho scoperto niente, perché ormai nel calcio è sempre un po' un copia e incolla. Io, Gasperini, dice, sono sempre stato un fautore della marcatura zona, ma la realtà delle cose non è tanto la marcatura zona che applico, quanto quello che lui ha portato. E dice,
e gli è riconosciuto che prima non si faceva in Italia, è il pressing asfissiante, ok? Perché lui dice: io faccio marcatura zona e pressing. Bisogna fare il pressing, che è quella cosa appunto che ha dato all'Atalanta quello che appunto sappiamo tutti e che oggi anche in Europa, ok, e lui lo sa e l'ha riconosciuto, ci sono delle squadre, oltre che in Italia, che si ispirano al gioco di Gasperini e lui ne va fiero e contento perché comunque è stato antesignano, precursore del calcio, comunque di un calcio moderno che si gioca oggi, ok? Quindi Gasperini, insomma, ha rivoluzionato un po' il gioco del calcio e gli chiedono in Italia appunto quali sono le squadre che gli piacciono di più e lui ha citato il Torino, ha citato il Sassuolo, la Fiorentina, il Verona. Forse il Sassuolo non l'ha citato, ma ha citato, mi ricordo, la Fiorentina, il Verona, il Torino sicuramente. Ne ha citata un altro paio che adesso non ricordo, ma non c'è il Bologna fra quelle che ha citato. E non ha citato ovviamente le grandi squadre, ha citato quelle che in teoria sono dietro. Quindi anche questo potrebbe essere un segnale, non lo so, qui non voglio dire, magari se l'hai dimenticato il Bologna, voleva aggiungerlo, ma non se l'hai ricordato. Ok, poi vediamo, un'altra cosa, si parla di statistiche, gli chiedono se nel calcio è importante andare ad analizzare la statistica e lui dice, ovviamente dipende quale statistica, ma è fondamentale saperle analizzare nella maniera corretta e cita alcune tra queste. Dice che ad esempio non è tanto importante il possesso palla di per sé, perché vista così è un concetto sterile, ma è importante andare a vedere dove fa il possesso palla, ossia in quali zone del campo la tua squadra fa possesso palla. Questo, dice, è molto indicativo. Un'altra cosa molto indicativa, dice, è andare a vedere quante volte si entra nell'area avversaria e soprattutto quanti tiri fai verso la porta degli avversari. Queste ha citato come appunto statistiche indicative e prima ancora, non all'interno appunto delle statistiche, ma ha fatto capire un concetto molto importante. È importante che i suoi calciatori corrano, ok? Bisogna correre nel gioco del calcio. Difatti gli chiedono se le altre squadre secondo lui corrono come la loro e lui dice: ma guardate che negli anni vedo le altre squadre che corrono anche loro, ci sono molte squadre, cita, ed è lì che forse ha incominciato a parlare di Verona, Torino anche, che corrono anche più di loro oggi, cosa che prima qualche anno fa non accadeva. Infatti si parlava dell'Atalanta, davano anche all'Atalanta dei dopati perché l'Atalanta correva a mille all'ora. E un altro concetto molto interessante è quando parla di allenamenti, perché lui dice che fa allenamenti molto fluidi. Che cosa significa? Che lui negli anni tende a cambiare gli allenamenti che fa e a non reiterare sempre lo stesso. E spiega le motivazioni, perché dice: i giocatori è fondamentale che non si annoiano mai, bisogna far divertire i calciatori e quindi per fare ciò bisogna essere flessibili e cambiare. E lui, e si sa, ogni anno cerca sempre di tra l'altro dare dei concetti diversi anche come schemi di gioco alla squadra, tant'è vero che il primo Gasperini giocava con la punta e le duali offensive e lui non prevedeva assolutamente la figura del trequartista, perché è lo stesso Gasperini che ha detto anni fa: non sapevo come posizionarlo. Oggi in squadra di trequartisti ne ha tre: Malinowski, Ilicic e Miranchuk. E qui dice, parlando a proposito di questi tre, una cosa molto interessante in chiave di mercato, perché dice ovviamente anche l'Atalanta, pur in questi anni è stata molto virtuosa a fare mercato, ma anche loro hanno fatto i loro errori, tra cui appunto andare a ingolfarsi in quella zona del campo, la tre quarti centrale, con tre giocatori che sono tre fotocopie l'una dell'altra. Dice: tre giocatori fortissimi, ma voi capite, non li posso far giocare tutti e tre. E questo è stato un errore, perché ci ha precluso di poter andare a prendere altri giocatori in altre zone del campo dove invece ne avevamo bisogno. Ma, ha aggiunto,
questa comunque diventerà un bagaglio di esperienza esperienziale per i nostri dirigenti, e dice che questa è una società che ha come virtù una cosa fondamentale, cioè quella che impara dai suoi errori, quindi sa ed è appunto conscio che la prossima volta, avendo fatto esperienza, non ripercorrerà il solito errore, perché questa, dice, è una società che impara dai propri errori e vuole crescere, ok? Quindi parla di Bergamo ovviamente in una maniera giustamente molto idilliaca. Non dice mai, ad esempio, che lui il calcio non si sa, oggi è qui, domani potrebbe essere là. No, 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 lui vuole stare a Bergamo, perlomeno non dice mai che potrebbe andarsene via. Lui a Bergamo è felice. E a domanda di Caressa, che gli chiede se è vero, se è stato vicino alla Roma, lui fa intendere e capire che è vero, ma che l'ha rifiutata, perché la Roma non era andata in Champions League, c'erano andati loro, e che quindi non aveva senso andare via dall'Atalanta per questo, per andare dove? In una società che sulla carta ha un nome più blasonato. E quindi dice: io rifiutai la Roma e sono rimasto contento e felice a Bergamo, perché qui si lavora bene. Quelli, allora, e poi dice un'altra cosa interessante, che gli allenatori di base non fanno la squadra, gli allenatori si ritrovano i giocatori che vengono comprati perché sono occasioni di mercato dai dirigenti, appunto, molte volte, ma qui parla in generale, non dell'Atalanta nello specifico, molte volte i dirigenti vanno ad acquistare i giocatori che non sono confacenti al gioco dell'allenatore, e che quindi qua fa capire che ci vuole quindi una società che sappia operare, perché di base, dice, le società operano con le occasioni, quindi molte volte una squadra è fatta di doppioni, quando magari servivano altri tipi di giocatori, poi sta all'allenatore, che prende quello che gli dà la società, cercare appunto di trovare la quadra. Quindi gli chiedono se vorrebbe diventare un Gasperson, cioè un Ferguson a tutti gli effetti, cioè scegliersi anche i giocatori. Lui dice che è difficile, in quanto bisognerebbe appunto trovare il tempo di guardare le partite, viaggiare, girare, e che lui è una cosa che fa capire non potrebbe mai fare, che lui appunto non si sogna di diventare appunto una figura qual era Ferguson al Manchester United, pari appunto all'Atalanta. Dice di no. Poi parlo un attimo del suo inizio a Bergamo, quando appunto dopo 6 partite aveva fatto 6 punti e contro il Crotone Pescara mise 6 giocatori praticamente della primavera e vinsero, ma che quella vittoria appunto non fece clamore, perché all'epoca sostenevano che contro il Crotone avrebbe vinto chiunque. Poi la settimana dopo vinsero contro il Napoli, lì incominciarono a vedere appunto quante cose buone stava incominciando a fare il Gasperini. Ha citato tutti i giovani belli, freschi, disponibili, di grande appunto intensità e di grande forza appunto che aveva e vantava l'Atalanta appunto quando è arrivato, e insomma racconta di un percorso veramente fatto di tante peculiarità, e tutte molto importanti. Spero di avere un attimo fatto un ricapitolist buono per chi non dovesse aver sentito il Gasperini parlare ieri sera appunto ai microfoni di Sky. Guardate, è stata una gioia per me ascoltarlo, sono rimasto veramente attaccato al televisore. Si parlava di calcio, solo calcio, veramente ci ha dato tantissime indicazioni, ma anche del fatto che i suoi difensori appunto sono i primi attaccanti. Ha parlato anche di questo, ha parlato che da quest'anno, forse anche dall'anno scorso, vuole addirittura che anche il centrale adesso si spinga, il centrale di difesa si spinga in attacco. E poi dice: molte volte esageriamo, vedete contro la Roma ho esagerato perché loro stavano molto bassi, noi ci siamo esposti troppo, dovevamo magari stare un po' più bassi, però dice: se noi poi stavamo più bassi probabilmente la pareggiavamo, è vero, ma lui dice: io le partite le voglio vincere. E qui dice anche una cosa interessante, perché
racconta come il calcio sia cambiato, ad esempio, da una volta dove nell'epoca dei due punti ottenere un pareggio voleva dire molte volte anche salvarsi per le squadre che stavano più in basso, mentre oggi dice è meglio darsi come tabella di marcia 10 partite da vincere, ok, perché sono 30 punti, poi arriverà qualche pareggio, piuttosto che pareggiarne 20, perché pareggiarne 20 non ti garantisce poi di salvarti, e che vincere le partite lo si fa solamente proponendo calcio. Poi dice sì, si possono perdere, però se te proponi calcio e lo fai con cognizione di causa, avendo selezionato i giocatori giusti e mettendoci gli schemi giusti, e lui dice i giocatori devono capire che c'è un allenatore che dà loro dei concetti sani, perché se questo lo percepiscono fanno quello che poi tu gli dici, altrimenti alla prima debacle la società cade e la squadra pure come un castello di sabbia. È lì che si vedono i forti, nei momenti di difficoltà. Parole targate Giampiero Gasperini, che è stato veramente poesia da ascoltare. Michele Ventori, fatemi sapere quali sono i punti che più vi stuzzicano di quello che vi ho raccontato, che poi è quello che ha raccontato Giampiero Gasperini ieri sera. Ditemelo qua sotto nel box commenti, attivate il campanaccio pastorale per rimanere sempre aggiornati qui all'Usione a Braccaccio, e noi ci sentiamo alle prossime. Chiacchierabar!